Quando per un determinato periodo e per qualunque motivo non si ha la possibilità di giocare a golf, magari non si sta nemmeno seguendo uno specifico programma di riparazione atletica, è comunque utile, è comunque consigliato mantenere il proprio corpo in movimento. Mantenere il proprio corpo agile e funzionale all'esecuzione di un buon swing, in modo tale che quando poi torneremo in campo non avremo perso tutta quella scioltezza, non avremo quel senso di ruggine e quella sensazione netta di aver perso le nostre rotazioni, di aver perso un po' di velocità dello swing. In questo video voglio spiegarvi la funzione che ogni singola parte del corpo ha per l'esecuzione di uno swing corretto e consigliarvi uno o due piccoli esercizi che potete tranquillamente eseguire anche a casa per mantenere proprio, mantenere e migliorare la funzione, la funzionalità, la scioltezza, la mobilità, la stabilità di ogni singola parte del corpo, così da poter permettervi un ritorno in campo migliore possibile e magari scoprire che il vostro swing, dopo tempo che non giocate, è addirittura migliorato. Partiamo dalle nostre caviglie. Le caviglie sono una parte del corpo molto importante quando parliamo della tecnica del golf, importante quanto spesso trascurata. Sulla mobilità delle caviglie noi andiamo a costruire tutto il resto del movimento. Di conseguenza è importante che le caviglie abbiano una buona capacità di pronazione interna, supinazione esterna e soprattutto di una buona dorsiflessione. Quando noi eseguiamo il nostro backswing, il piede destro vuole pronare per sorreggere il nostro caricamento, la nostra carica di torsione per darci stabilità in questa fase dello swing, esattamente come all'impatto e nella posizione finale la nostra supinazione del piede sinistro ci permette di assumere una posizione molto stabile e in equilibrio. Ma soprattutto la caviglia deve avere una buona dorsiflessione. Perché quando il giocatore ha caviglie rigide e non ha la capacità di una buona flessione nelle caviglie, la tendenza è quella di assumere una posizione da press col peso troppo sui talloni e soprattutto non avrà il giocatore la possibilità di mantenere dei buoni angoli, una buona postura durante il backswing e soprattutto durante il downswing tenderà per forza di cose a portare il peso sulle punte, alzando i talloni, avvicinando il bacino alla palla e alzando prematuramente il busto, bloccando poi la rotazione con tutti i problemi che ne conseguono. Invece, quando la dorsiflessione delle caviglie è buona, il giocatore riesce a mantenere molto bene gli angoli del corpo, riesce ad assumere una ottima posizione di squat a metà downswing e riesce ad avere quella elasticità, quella reattività dal terreno per poter esplodere bene con la gamba sinistra nella seconda parte di downswing e ricevere quindi una grande forza verticale e una grande capacità di ruotare forte il corpo. Vediamo quindi adesso come poter mantenere una buona mobilità nelle caviglie per fare in modo che siano il più possibile funzionali all'esecuzione di uno swing veramente corretto. Sfruttando un piccolo gradino, un piccolo rialzo, un piede alla volta, appoggiate l'avampiede e col ginocchio create una leggera pressione verso la punta, sfruttando il peso del corpo. Applicate una pressione leggera ma costante per almeno 10-30 secondi, o potete arrivare anche fino a un minuto. Espirate, allungate bene il muscolo soleo, il gastrocnemio, i gemelli, tutti i muscoli del polpaccio. Lo ripetete poi sull'altro piede e potete poi ripeterlo due o tre volte per piede. Se sentite i polpacci praticamente rigidi, potete massaggiarli con una massage bar oppure con uno shaft di un vostro ferro. Lo passate a muscolo rilassato su tutta la lunghezza del polpaccio, massaggiate bene i gemelli, il soleo. Magari vi soffermate dove sentite maggiore tensione e poi continuate con il vostro stretching. In alternativa potete sfruttare un piccolo gradino, un piede alla volta, sfruttate il peso del corpo per mettere il piede in flessione e per stracciare i muscoli.
espirate sempre in fase di stretching, create delle pressioni verso l'alto e lasciatevi cadere sfruttando questo movimento dinamico per allungare ulteriormente i muscoli, per dare ulteriormente mobilità alla caviglia. Lo fate su un piede e sull'altro. Infine qualche supinazione verso l'esterno, qualche pronazione verso l'interno, qualche circonduzione verso l'esterno e qualche circonduzione verso l'interno. Cercate sempre di mantenere molto mobili le vostre caviglie, perché è davvero molto importante per il vostro swing. Eseguite ora degli swing a vuoto, senza bastone, enfatizzando il lavoro delle caviglie. In posizione di address sentite la flessione delle caviglie, sentite il peso sull'avampiede. In fase di backswing sentite come la caviglia sinistra si vuole flettere, sentite come in fase di downswing, a metà downswing, le vostre caviglie vogliono entrambe flettersi e come la caviglia sinistra poi si distende per dare grossa potenza al colpo. Parliamo ora del bacino. Il bacino è importante che mantenga una buona mobilità globale per poter ruotare sul posto e per poter avere una buona anteroversione e retroversione. Durante il backswing il bacino vuole ruotare indicativamente a 45 gradi, 40-45 gradi, mantenendo una buona stabilità della gamba destra, ossia senza obbligare la gamba destra a distendersi, senza obbligare il ginocchio destro a perdere completamente la propria flessione. Sicuramente il ginocchio destro tenderà un pochino a ruotare, la gamba destra tenderà leggermente a distendersi, ma senza ombra di dubbio, se dobbiamo distendere completamente la gamba destra per arrivare ad una rotazione di circa 45 gradi, significa che c'è un problema di mobilità. Nel downswing i nostri fianchi vorranno arrivare già controrotati verso il bersaglio di circa 45 gradi, ed è interessante notare come nella stragrande maggioranza dei buoni giocatori la rotazione dei fianchi all'impatto risulta essere solitamente maggiore rispetto alla rotazione dei fianchi nel backswing, e dopo l'impatto i fianchi raggiungono una rotazione di circa 90 gradi. In posizione di address i fianchi hanno una anteroversione di circa 20 gradi, anteroversione che viene leggermente persa nel backswing, ma già a metà downswing in fase di squat il bacino ritrova tutta la sua anteroversione, addirittura in alcuni casi l'anteroversione a metà downswing è maggiore rispetto a quella di address, e da metà downswing in poi verso l'impatto il bacino incomincia ad assumere la propria retroversione, quindi si muove all'indietro in retroversione. Quindi è molto importante mantenere la mobilità e il controllo di questi movimenti. È molto importante che il bacino possa muoversi indipendente, svincolato, separato dalla parte alta del corpo, ed ora vediamo i migliori esercizi da eseguire a casa per mantenere il bacino funzionale con uno swing corretto. Per prima cosa cominciate a prendere il controllo della rotazione del vostro bacino, un controllo più qualitativo che quantitativo. In posizione di address, braccia incrociate, incominciate a ruotare lentamente il bacino, evitando di slittarlo, evitando di coinvolgere le spalle nella rotazione. Quindi ruotate lentamente e piano piano sempre più velocemente. Vi accorgerete che se la vostra postura è eccessivamente in anteroversione farete fatica a ruotare, esattamente come se la vostra postura è eccessivamente in retroversione farete fatica a ruotare, trovando una giusta via di mezzo, che è quella che poi a noi servirà in posizione di address quando giochiamo a golf, la mobilità del bacino migliora. Quindi potete anche studiare la posizione del bacino ottimale per creare una buona mobilità. Man mano che prendete confidenza, cominciate ad aumentare la velocità della rotazione, ma ciò che conta è che la rotazione sia
ben dissociata dalla parte alta del corpo. Dopodiché prendete un vostro bastone, una stecca di allenamento, un driver e iniziate a piedi uniti a creare delle buone e veloci e sciolte rotazioni del bacino, stabilizzando molto bene le spalle. Questo crea una bella dissociazione tra i fianchi e le spalle e vi insegna a ruotare bene i fianchi, e poi allargate i piedi in quella che sarà la vostra posizione di address, quello che sarà il vostro stance, e rendete le rotazioni sempre più veloci e sciolte. Un altro ottimo esercizio di separazione tra fianchi e spalle e di rotazione del bacino: vi mettete a terra supini, braccia larghe a stabilizzare bene la parte alta del corpo, gambe a squadra o anche con le ginocchia appena piegate. A questo punto mantenete bene le spalle a contatto col terreno mentre ruotate da un lato le gambe e le lasciate cadere, espirando, e ripetete dall'altro lato. Eseguite 10 ripetizioni da un lato, 10 dall'altro, e potete ripetere per 2 o 3 serie. L'importante è che sia un movimento molto controllato. Per quanto riguarda l'antero antiversione e la retroversione, incominciamo in posizione di address a prendere il controllo di questo movimento. Quindi, dalla nostra posizione naturale, incominciamo ad andare in antiversione e poi con un movimento controllato, lento, andiamo alla massima retroversione. Incominciamo a farlo diverse volte, prendendo proprio il controllo. È un esercizio qualitativo più che quantitativo. Bisogna evitare di tremare, come sto facendo in questo modo, farlo lentamente in modo tale da rendere il movimento il più possibile fluido. A forza di farlo, i muscoli si abituano proprio a controllare questo movimento, che nello swing è molto importante per riuscire a trasferire molta energia al bastone attraverso l'impatto, per mantenere una buona postura degli angoli del corpo durante tutto lo swing. E vedete che più lo eseguo e più si riesce ad aumentare la velocità mantenendo allo stesso tempo la fluidità. Lo stesso esercizio lo potete eseguire anche a terra, in quadrupedia. Andate in anteversione alzando il mento e simulando quella che è la posizione di un cane, e andate in retroversione massima abbassando il mento, curvando la schiena e simulando quella che è la posizione di un gatto. Infatti questo è un esercizio che si chiama cat and dog e che vuole proprio andare a creare grande mobilità in tutta la vostra colonna, partendo proprio dall'antiversione e retroversione del bacino. Eseguitelo diverse volte, magari per un minuto, e lo ripetete 2 o 3 volte. Ora, date un senso a questi esercizi, portate i benefici di questi esercizi dentro la vostra tecnica, posizione di address, bacino mai troppo in antiversione, mai troppo in retroversione, una giusta via di mezzo, quella che vi ha dato la migliore mobilità, ombelico rivolto quindi verso il basso. A questo punto eseguo una rotazione pulita sul posto, mantenendo bene l'ombelico verso il basso, blocco le spalle e incomincio, attivando bene l'addome obliquo, a controruotare i fianchi verso il bersaglio, mantenendo molto ferme
le spalle, l'ombelico rimane sempre rivolto verso il basso e solo da metà downswing in poi, retroversione del bacino, completate la rotazione portando l'ombelico verso l'alto. Quando parliamo però di rotazione del bacino, dobbiamo sempre ricordarci che nello swing il bacino ruota sempre contro la resistenza di una gamba, la gamba destra nel backswing e la gamba sinistra del downswing. Di conseguenza, se vogliamo che il bacino ruoti correttamente, dobbiamo anche avere una buona capacità di intrarotazione ed extrarotazione dell'anca, ossia durante il backswing dobbiamo avere una buona intrarotazione dell'anca destra e di extrarotazione dell'anca sinistra, e nel downswing dobbiamo avere una buona intrarotazione dell'anca sinistra ed extrarotazione dell'anca destra. Solo in questo modo il bacino potrà davvero ruotare correttamente, evitando l'errore dello sway e dello slide. Vediamo quindi come poter mantenere o eventualmente migliorare la nostra intra e extra rotazione nelle anche per eseguire uno swing sempre più corretto. Seduto a terra, in appoggio sulle braccia, spalle ben stabili, gambe larghe, vado a simulare il movimento di un teggio cristallo, ruotando le gambe da un lato e dall'altro, cercando di stare molto stabile con le spalle sempre parallelo con il bacino, andando quindi a stimolare proprio l'intra ed extra rotazione delle anche. Eseguo 10 rotazioni da un lato, 10 rotazioni sull'altro lato e poi ripeto 2 o 3 volte. Un ottimo stretching per le anche è anche quello di posizionarsi in quadrupedia in appoggio sui gomiti, lasciando che le ginocchia si allontanino bene tra loro, e questo va proprio ad allungare molto bene tutti i muscoli delle anche, restando in posizione fino a un minuto. Con la respirazione aiuto, l'allungo e posso ripetere 2 o 3 volte. Un altro ottimo esercizio consigliato dalla TPI: supini a terra con le gambe unite, le braccia a stella, alzo una gamba e andando in extra rotazione dell'anca porto il ginocchio verso la mano, e poi andando in intra rotazione dell'anca porto la gamba in rotazione sopra quella a terra. La gamba a terra rimane stabile, non ruota, rimane stabile e dritta. La gamba sollevata va in extra rotazione verso la mano, ginocchio alla mano, e in intra rotazione sopra la gamba a terra. Eseguo 10 movimenti con una gamba, 10 con l'altra gamba, e posso ripetere poi per 2 o 3 serie. Portate ora i benefici di questi esercizi nel vostro swing. Posizione di address, eseguite il vostro backswing, sentite chiaramente l'interrotazione all'interno dell'anca destra e la extra rotazione all'interno dell'anca sinistra, e in posizione di impatto sentite l'intrarotazione dell'anca sinistra con il fianco sinistro che vuole arretrare, l'extra rotazione sull'anca destra, e in posizione finale sentite bene il piede stabile, l'intrarotazione sull'anca sinistra e una buona extra rotazione sull'anca destra. Più diventate consapevoli di quello che avviene all'interno del vostro corpo, più sarete in grado di eseguire uno swing corretto. Parliamo della parte alta del corpo, parliamo della rotazione delle spalle, o meglio della nostra capacità di rotazione toracica. Noi sappiamo che durante il backswing le spalle ruotano di circa 80-90 gradi, ovviamente ruotano anche grazie alla rotazione del bacino. Sappiamo che le spalle all'impatto arrivano ruotate di circa 30 gradi e che nella posizione finale le spalle ruotano di oltre i 90 gradi. È molto importante avere una buona mobilità e rotazione delle vertebre toraciche per favorire un buon
X Factor all'apice del backswing, ossia una buona separazione tra la rotazione delle spalle e la rotazione dei fianchi, per permettere un piccolo X Factor stretch, ossia un aumento di questa differenza con i fianchi che iniziano a controrotare verso il bersaglio all'inizio del downswing senza coinvolgere la rotazione delle spalle. Ed è molto importante che le spalle possano ruotare dissociate e separate dalla parte del corpo, proprio per favorire una buona sequenza cinematica nel downswing e soprattutto un ottimale trasferimento di energia tra le varie parti del corpo, così da ottenere la massima velocità del bastone all'impatto. Vediamo quindi alcuni esercizi per mantenere una buona rotazione sulle vertebre toraciche e per dare un'ottima stabilità delle spalle in relazione alla parte bassa del corpo. Prima di parlare di quanto riuscite a ruotare le vostre spalle, è importante capire come ruotate le vostre spalle. Quindi facciamo prima di tutto un lavoro qualitativo. Impariamo in posizione di address a ruotare le spalle dissociate, separate completamente dalla parte inferiore del corpo. Fate delle rotazioni lente da un lato e poi verso l'altro, senza coinvolgere il movimento dalla parte bassa del corpo. Prima di tutto è importante imparare a isolare la rotazione. Eseguite per un minuto delle rotazioni cercando il massimo controllo e la massima indipendenza di rotazione della parte alta rispetto alla parte bassa. Seduti su una panchetta o su una sedia, schiena ben dritta, tenete tra le mani un oggetto in modo tale da poterlo premere con le vostre mani e stabilizzare così bene le scapole e le spalle. A questo punto ruotate da un lato, espirando, mantenendo sempre le mani e l'oggetto che tenete tra le mani di fronte al busto, evitando di perdere la postura della colonna. 10 rotazioni da un lato, espirando sempre, 10 rotazioni sul lato, cercando la massima escursione, e poi ripetete per un paio di altre serie. Sdraiate a terra su un fianco, con la testa appoggiata a un piccolo cuscino, le ginocchia unite al petto, le mani distese parallele alle spalle e unite tra loro. A questo punto mantengo le ginocchia e le gambe a terra mentre apro le spalle, andando a toccare con il dorso della mano il terreno. Eseguo espirando una decina di aperture e di rotazioni del busto da un lato e poi ripeto sull'altro lato. Posso eseguire poi altre due serie. Riportiamo ora i benefici di questi esercizi nel nostro swing, ripassando dei concetti tecnici importanti. Posizione di address, eseguiamo il nostro backswing, soffermandoci all'apice del backswing, ascoltando il nostro X Factor, andando proprio a ricercare il massimo X Factor, sfruttando tutta quella che è la mobilità in rotazione delle nostre spalle. A questo punto lasciamo che siano i fianchi a trascinare le spalle fino all'impatto, e da qui in poi lasciamo che siano le spalle a trascinare i fianchi fino alla posizione di finish. Parliamo ora delle braccia e delle spalle. Indipendentemente dal vostro stile di backswing, uno stile a mani molto alte, il famoso backswing two plane, o a mani un pochino più basse, one plane, senza ombra di dubbio le vostre braccia devono avere la possibilità di alzarsi libere e indipendenti dal busto, ossia devono avere la possibilità di alzarsi senza coinvolgere l'estensione del busto. Per fare ciò serve una buona flessibilità nei muscoli
dorsali, una buona elasticità dei muscoli dorsali. Inoltre, le spalle, per mantenere il bastone in piano nel backswing, nel downswing e nel follow through, devono avere una buona capacità di extra rotazione. Extra rotazione della spalla destra nel backswing ed extra rotazione della spalla sinistra nel downswing per evitare il chicken winging. Per esempio, fate questo semplice esercizio in posizione di address, anche con un bastone immaginario, posizionate una mano, la mano sinistra dietro il gomito destro e notate che in questo modo il vostro gomito sarà obbligato a rimanere più di fronte al busto, il vostro bastone risulterà molto in piano e ovviamente starete obbligando la vostra spalla destra a extra ruotare. Allo stesso modo, nel downswing e nel follow through verso il finish, con una mano destra posta sotto il gomito sinistro, eviterete l'errore del chicken winging e riuscirete a mantenere braccia e bastone sul piano. Vediamo quindi ora gli esercizi che si possono eseguire a casa per favorire una buona mobilità delle braccia mentre si alzano e una buona extra rotazione delle spalle. In ginocchio a terra, con i glutei vicino ai talloni, mi allungo avvicinando le spalle al terreno, lasciando allontanare le mani il più possibile dalle spalle e aiutandomi con la respirazione sento l'allungo dei muscoli dorsali. Mantengo la posizione per almeno 10 secondi, ma posso arrivare tranquillamente a 30 secondi, un minuto, e poi ripeto ancora un paio di volte. Volendo posso anche usare dei rulli da fitness se li ho a disposizione, perché questo facilita notevolmente l'esercizio e favorisce un ulteriore stretch ai dorsali. Supini a terra, con il tratto lombare ben schiacciato contro il terreno, gomiti ad altezza spalle, mani in linea con l'avambraccia ed ora lasciando bene a terra tutta la schiena senza inarcarla, lasciate che il dorso delle mani cerchino il contatto con il terreno. Espirate bene per favorire la mobilità della spalla. Respirazione lenta e profonda. Spingete i dorsi delle mani contro il terreno per qualche secondo, arrivate fino a un minuto, anche di più se volete. Potete utilizzare, se ne avete a disposizione, due piccoli pesi o due oggetti pesanti, come anche due libri, qualcosa che possano esercitare un po' di pressione aggiuntiva alle vostre mani, così da favorire una buona extra rotazione delle spalle. Mantenete l'allungo per almeno un minuto e ripetete poi un paio di volte. Andiamo ora a portare tutto questo nel nostro swing. Andiamo dalla posizione di address ad alzare le braccia quanto voglio, quanto posso, senza andare in alcun modo a variare l'angolo della mia colonna, ossia mantenendo perfettamente la mia postura di partenza. A questo punto ruoto fianchi e spalle e scopro quella che potrà essere la posizione più alta al massimo che le mie mani potranno ottenere nel backswing. E molto probabilmente questo è il cucù. Molto probabilmente
scoprirete che le vostre mani saranno più basse rispetto a quello che siete abituati a fare, andando a variare la postura del corpo. Allo stesso modo, andate ad ascoltare piano piano l'extra rotazione della spalla destra, che vi permette il mantenimento del gomito destro di fronte, quindi vi permette di avere una buona connessione tra le braccia e il corpo. Sentite come il gomito destro voglia cercare l'ombelico nella prima fase di downswing, questo appiattisce bene il bastone e gli permette di arrivare dall'interno, di arrivare dal piano. E allo stesso modo, dopo l'impatto, sentite come l'extra rotazione della spalla sinistra porta il gomito sinistro a puntare verso il vostro fianco sinistro, certamente non allargarsi in chicken winging, mantenendo perfettamente il bastone sul piano. Quindi studiate bene le posizioni e cercate di capire perché questi esercizi sono così importanti per il vostro swing. Per completare il discorso legato alla mobilità generale che il corpo deve avere per eseguire un buon swing, noi sappiamo che quando il busto è flesso frontalmente in posizione di address, nel momento in cui ruota nel backswing, questa flessione frontale si tramuta in inclinazione laterale sinistra, mentre la stessa controrotazione trasforma la flessione frontale in inclinazione laterale destra. Di conseguenza, per mantenere una buona postura, dei buoni angoli durante tutto lo swing, è anche importante che il vostro busto abbia una buona capacità di inclinazione laterale. Vediamo quindi un buon esercizio per mantenere questa mobilità. Seduti a terra con le gambe semplicemente incrociate, la schiena ben dritta, ancora meglio magari appoggiate a un muro, alzate un braccio sopra la testa e vi lasciate inclinare sul lato opposto, accompagnando sempre bene il movimento con la respirazione. Eseguite una decina di inclinazioni laterali su un lato, 10 sull'altro, e volendo poi potete ripetere per un'altra serie o un'altra serie ancora. L'importante è che la schiena rimanga sempre molto dritta e che piano piano andiate a recuperare ampiezza. Riportiamo i benefici di questo esercizio nel nostro swing. In posizione di address andiamo a costruire il nostro backswing lasciando avvicinare la spalla sinistra alla punta del piede destro. Facciamo in modo che la spalla sinistra voglia cercare la punta del piede destro, e questo ti aiuterà a mantenere un ottimo angolo della colonna andando a creare un'ottima inclinazione laterale sul fianco sinistro. Allo stesso modo, nel downswing, fate in modo che la vostra spalla destra cerchi la punta del piede destro, e questo vi porterà ad assumere un'ottima inclinazione laterale sul fianco destro. Ve lo faccio vedere anche da questo lato, la spalla sinistra che cerca la punta del piede destro e la spalla destra che cerca la punta del piede sinistro. Prima di affrontare nella seconda parte del video esercizi di forza, esplosività ed equilibrio, concludiamo l'argomento mobilità parlando delle mani, parlando dei polsi. Siamo partiti affrontando le caviglie e terminiamo con i polsi. La mano destra del giocatore destro durante il backswing si estende e mantiene la propria estensione di fatto fino all'impatto, e perde l'estensione dopo l'impatto per via delle forze generate e per l'impiego del bastone. La mano sinistra fondamentalmente tende ad andare in flessione, quindi fa un movimento opposto rispetto alla mano destra, avrà anche una leggera tendenza a estendersi
ma questa tendenza è soprattutto un riflesso della deviazione radiale. Di conseguenza, ciò che a noi realmente interessa nella mano sinistra è la capacità di flettersi e di volere mantenere questa flessione attraverso l'impatto, flessione che poi perderà dopo l'impatto per via del peso del bastone, delle forze generate. Di conseguenza è importante mantenere mobili i nostri polsi, e due esercizi molto semplici che potete fare è quello di creare un po' di tensione in estensione, uno stretching in estensione, portando le vostre dita verso di voi, creando quindi una pressione costante e un bel allungo dei muscoli dell'avambraccio, dei muscoli inferiori, e poi con la mano a pugno create pressione verso il basso per dare mobilità in flessione e allungare i muscoli superiori dell'avambraccio. Un bel esercizio tecnico è quello di creare estensione del polso destro e mantenere l'estensione del polso destro fino all'impatto, memorizzando bene quella che è la posizione dell'impatto, con un bel angolo del polso destro e un gomito destro ben di fronte al busto. E da qui mantengo l'estensione per poi rilasciarla verso il finale del colpo. Allo stesso modo eseguo un backswing con la mano sinistra, cercando un polso piuttosto piatto, e in fase di downswing sento il polso sinistro andare in flessione e sviluppo questo tipo di feeling. Questo è il feeling del polso destro, l'impatto. Questo è sicuramente il feeling del polso sinistro all'impatto.